Pur essendo un tema ricorrente nel panorama aziendale attuale, la trasformazione digitale è un argomento molto ampio e ancora poco chiaro. Ma qual è la situazione al momento? Secondo il Digital Index Report del 2018, in Europa la trasformazione digitale è un traguardo ancora lontano per molti paesi. In Italia la percentuale delle aziende digitalizzate si attesta al 14%. Nel nostro paese il 92% delle imprese sono PMI, e oltre la metà dichiara di essere aperta al cambiamento. Percentuali simili emergono anche dalla quantità di aziende che hanno intenzione di assumere figure digitali nel prossimo futuro. Peccato però che in circa due terzi delle imprese italiane non c'è una figura dedicata alla trasformazione digitale. Molto male! Ma qual è il problema alla base? Noi studenti del Politecnico di Milano abbiamo creato Idioma, un gruppo di ricerca per analizzare più approfonditamente la questione. Abbiamo indagato il panorama attuale attraverso due questionari. Uno rivolto agli imprenditori, dal quale abbiamo ottenuto 67 risposte, ed uno rivolto ai neolaureati, dal quale abbiamo ottenuto 284 risposte. Attraverso questa ricerca abbiamo scoperto che in molti casi le offerte di lavoro presenti in questo mercato non sono in linea con i profili professionali. Infatti, il 75% dei neolaureati dichiara che il loro job title non è allineato con le offerte da parte delle aziende. Le aziende invece hanno dimostrato scarsa conoscenza nel riconoscere le figure che stanno guidando la trasformazione digitale. Ad esempio, figure come il data scientist e lo UX designer sono conosciute solo da circa il 20% delle imprese. A questo punto abbiamo deciso di testare direttamente queste tematiche durante le interviste svolte sul campo. Abbiamo chiesto a 7 imprenditori e 5 neolaureati di associare le professioni digitali alle rispettive definizioni presenti sul web. Grazie a questo esperimento abbiamo riscontrato che c'è poca conoscenza di queste figure da parte loro. Che dire, la situazione è caotica, ma noi possiamo aiutarti a fare chiarezza. Scarica il report per avere più informazioni sulla nostra ricerca.